Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con Apriamo gli Occhi. Ciao a tutti raga! Oggi parleremo di una teoria creepy riguardante la saga DreamWorks Madagascar. Non prima di informarvi che sul canale di Ivi è appena uscito un altro video in collaborazione in cui vediamo degli easter egg stupendi dai film d'animazione. Il link è in descrizione, dopo aver visto questo video correte sul mio canale. Come ho già detto, oggi vi parleremo di una teoria sul film Madagascar. Teoria che questa volta è farina del mio sacco, perché riguardando il film l'altro giorno mi sono accorto di alcuni dettagli che non avevo mai notato. Dettagli che vi distruggeranno l'infanzia e non guarderete più i tre film con gli stessi occhi. Ma proprio mai più... Inserire risata malefica. Potrebbe sembrare la solita teoria che parla della morte dei protagonisti, ma questa volta non è assolutamente così. Ci sono delle prove, e potrebbero davvero far pensare che questa teoria ci abbia azzeccato. Prima di iniziare con il succo del video vi invito a lasciare un pollice in su, iscrivervi se non siete iscritti e seguire sia me che Ivi su Instagram. Link in descrizione. In descrizione trovate anche i link degli altri miei social, tra cui Twitter, TikTok e il canale Telegram I Pensieri, dove iscrivendovi avrete delle agevolazioni, delle anticipazioni e delle anteprime sui nuovi video. Entrate a far parte dei pensieri, link in descrizione. Ma adesso direi di iniziare con la teoria. L'affermazione di base è comunque Alex, Marty, Melman, Gloria sono morti e tutto quello che vediamo nei film non succede realmente. O meglio, non nella terra che conosciamo. Andiamo con ordine. Sappiamo che all'inizio del film i quattro animali scappano dallo zoo di Central Park, finendo tra i palazzi degli abitanti di New York. Vengono catturati e rinchiusi in quattro scatole dirette a San Diego, ma ovviamente la spedizione non va a buon fine e finiscono in Madagascar per puro caso. Almeno quel che dovrebbe essere il Madagascar. Anche se le casse sono in legno e quindi in acqua dovrebbero galleggiare, nel film vediamo palesemente questa scena. Vi ricordo la presenza di buchi per far respirare gli animali. Come nella realtà, quelle casse, finendo anche per quel poco sott'acqua, si sarebbero dovute riempire, finendo per diventare pesanti portando gli animali nel fondale. Naturalmente morendo annegati. Ecco ragazzi, questa di base è la teoria. Alex, Marty, Melman e Gloria sono morti annegati nell'oceano. Ne abbiamo le prove sia per quanto riguarda il primo film che per gli altri. Quando arrivano in Madagascar ci sono dei disguidi tra Alex e Marty. I due si dividono, mentre Marty ricrea l'habitat perfetto, Alex cerca di riportare New York fallendo miseramente. Dopo la Statua della Libertà in fiamme decide di lasciar perdere e cerca di chiedere aiuto, formando la parola help con rami e foglie. Nemmeno questa va a buon fine, e infatti la parola help diventa un'altra parola di poco conto. Hell. Aspetta, hell? Inferno in inglese? Sì, proprio così. Da help, cioè aiuto, si passa ad hell, inferno. Una semplice gag o la conferma che i protagonisti siano proprio giunti all'inferno? Strana coincidenza. E sapete un'altra coincidenza? Il personaggio principale che incontrano per primo in Madagascar è Re Julien, che potrebbe tranquillamente incarnare alcuni dei peccati capitali, tra cui la lussuria, l'accidia, infatti non sembra voler lavorare così tanto, superbia e invidia verso i protagonisti appena conosciuti. Ci sono anche i fossa che potrebbero tranquillamente rappresentare la gola, un altro peccato capitale. E poi è proprio in Madagascar che Alex ha la tentazione di mangiare il suo miglior amico, che potrebbe essere un peccato appunto. Ok, ora che abbiamo appurato in qualche modo che in realtà il Madagascar sia l'inferno, cosa c'entrano gli altri film con la teoria? Confermato che quello appunto sia l'inferno, i personaggi potrebbero trovarsi lì non per rimanerci, ma per fare una sorta di viaggio dantesco, proprio come nella Divina Commedia. Solo che in questo caso i viaggiatori sono realmente morti e non voluti dai potenti come nell'opera originaria. Il primo passo sia nella Divina Commedia che in questo video è appunto l'inferno. Abbiamo visto la scritta Hell e i peccati commessi. Tutto questo succede nel primo film. Nel secondo i protagonisti cercano di tornare a New York, cioè quella che credono essere casa loro, ma senza volerlo sono ancora in Africa. Scoprono la loro natura, capiscono chi sono e in un certo senso ripuliscono le loro coscienze. Proprio come ciò che succede nel Purgatorio. E per ultimo, ma non meno importante, anche se in molti lo hanno odiato, il terzo e ultimo capitolo di Madagascar. Nel film gli animali entrano nel circo per scappare dalla polizia. E capiamo che ci rimarranno fino alla fine, perché hanno capito che quello è il loro posto. Avevano anche la possibilità di tornare a New York, ma hanno fatto la scelta giusta rimanendo con i loro nuovi amici al circo. Hanno raggiunto una sorta di conclusione, una pace interiore. Un po' come... il paradiso. Proprio l'ultimo passo della Divina Commedia. Abbiamo quindi più che una somiglianza con l'opera scritta da Dante Alighieri. Perciò potremmo anche pensare che i personaggi siano in realtà morti.
Ora, ovviamente è solo una teoria, potete crederci o non crederci, però ci sono le prove. E ragazzi, io ringrazio Ivi per aver collaborato con me in questo video. Fateci sapere con un commento se siete d'accordo con questa teoria. E passate sul mio canale, apriamo gli occhi. Ho appena sfornato un video con Andri su una raccolta di 10 easter egg nei film d'animazione. Vi aspetto, eh? Vi invito ancora una volta a lasciare un like, iscrivervi se non siete iscritti, seguirmi su tutti i miei social, link in descrizione, compreso il canale Telegram I Pensieri, perché vi rivelo che quelli che erano iscritti al canale hanno saputo di questa collaborazione già la settimana scorsa e hanno avuto un'anteprima della miniatura. Quindi se volete delle anteprime e delle anticipazioni, di conseguenza sapere di più di tutti gli altri su quello che pubblico, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale Telegram I Pensieri, link in descrizione. C'è anche un gruppo associato, quindi possiamo fare quattro chiacchiere su Telegram. Come fa Ivi sul suo canale, se siete arrivati a questo punto del video commentate con... Marti Alighieri. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale, Andri passa e chiude. Ciao!